Amici della Pallacanestro, ben ritrovati anche per questo 2015 con Palla 2, il magazine dove ovviamente trattiamo di Jessam Gass Lemura, la squadra di Coach Diamanti, meglio di come ha giocato ieri, di come ha fatto a Parma. Difficilmente era ipotizzabile, o quantomeno non dal sottoscritto, che pensava invece a una partita diversa rispetto all'andata. Invece per molti versi è stata uguale per tre quarti, migliorata anche nel quarto quarto. A sorpresa, per la prima puntata dell'anno abbiamo Coach Piazza, che di solito è l'uomo delle situazioni difficili. Beppe, invece ti tocca una prestazione davvero molto convincente alla tua squadra. Mi fa piacere essere qua e dopo una vittoria e soprattutto mi fa piacere di aver fatto una bella prestazione come quella di ieri e venirla a commentare con te. Ecco, partiamo da questo aspetto. In analisi pre-partita io mi ero permesso di dire non ci si può aspettare una partita simile a quella dell'andata. Invece cosa è successo, Beppe? Perché sostanzialmente per tre quarti solo Lucca, stavolta non abbiamo tirato i rami in barca come la partita dell'andata, e il divario è stato quello evidente sul campo, quasi 30 punti, alla fine sono stati 26. Senti, io voglio pensare, voglio sperare che la nostra squadra stia piano piano migliorando a livello di solidità e di consistenza e continuità di gioco. Mentre nella prima fase del campionato magari abbiamo alternato prestazioni di buon livello, come la prima contro Parma, ad altre di livello più scadente, mi sembra di intravedere una crescita abbastanza costante nelle ultime partite, compreso la sconfitta di Venezia, dove tutto sommato la Jessam Gass di 2 o 3 mesi prima probabilmente sul meno 10 avrebbe perso la partita in modo abbastanza netto. Invece anche lì siamo rientrati, siamo stati sopra, non abbiamo giocato una partita brillantissima, ma comunque siamo stati solidi, cosa che ieri lo siamo stati, direi, con ancora più forza. Siamo stati costanti tutta la partita, ancor più che la prima di andata, dove magari nell'ultimo quarto avevamo un po' calato l'intensità. Invece ieri direi che siamo stati veramente continui. Ho sottolineato nel servizio che è andato in onda nel nostro notiziario come alla fine io raramente mi sono ritrovato a commentare una partita nella quale la squadra di casa per dimezzare o comunque contenere il divario si è messa a dare tutte quelle mazzate a livello di falli. Cosa era successo? Si erano innescate delle storie particolari tra le giocatrici o era solo frustrazione? No, penso la seconda. Loro sicuramente non sono in un bel momento. Vengono, è vero che se le erano lottate un po' tutte, ma vengono, mi sembra, da 6 sconfitte nelle ultime 7. E puntavano molto su questa partita per rilanciarsi, una partita in casa contro una squadra tutto sommato della loro fascia. Si aspettavano di fare un altro tipo di partita. Quando hanno visto che si incanalava in un certo modo, certamente bisogna mettersi un po' nei loro panni, ecco, un po' di frustrazione è subentrata e non sono riusciti a fare di meglio che fare diversi falli, anche un po' poco. Insomma, onestamente io non ricordo una partita dove una squadra che perde di 30 punti, 31 punti ha iniziato il divario del quarto quarto, e con la squadra che sotto di 31 punti spende il bonus con quella violenza nel primo minuto e 20 di quarto quarto. Poi Sicuramente in loro c'era la voglia di reagire, non voglio pensare che avessero altre cose in testa, la voglia di reagire, ma non ce l'hanno fatta perché probabilmente sono in un momento di negatività, questo è stato abbastanza evidente. ecco, Matteo Bertuccelli invece ci ha presentato questo slow motion, secondo me, del canestro più bello della partita. Martina ci ha abituato in questo campionato a mettere su, ecco, questo tipo di tiro, arresto e tiro, sta diventando quasi infallibile, ma quel canestro in slow motion è roba da maschile, non so, non è esattamente un crossover, ma cambio destra-sinistra, giocatrice che va per terra e poi allarga le braccia e ti lascia 2 metri, Sì, è stato c'è un po' di clamoroso. tutto, tecnica, atletismo, decisione, fiducia nei propri mezzi, tutte cose che Martina sta incrementando giorno dopo giorno.
Quanto le ha fatto bene secondo te? Se le ha fatto bene questo stage post natalizio con la nazionale? Secondo me lei è cambiata tanto dall'inizio dello scorso anno. Tutte le cose che poi, tipo le convocazioni nazionali e le partite positive come quella di oggi, sono mattoncini che vanno a aumentare la sua fiducia, la sua sicurezza nei propri mezzi. Ecco, ma sicuramente è una ragazza che sta ancora meglio nell'ambiente di quanto non ci stava lo scorso anno. Si vede che è sempre più a suo agio, e anche secondo me è migliorata da un punto di vista tecnico. Insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si pensava esattamente, cioè, un anno fa che fosse quasi una specialista difensiva e del tiro da 3 punti. In realtà in questa partita è vero che non può essere un test probante, ma è anche vero che non è solo questa la partita dove Crippa ha fatto 27 punti, anzi questa è che la doveva fare 27, ma poi ci sono da 26, ci sono da 20, ci sono tante, tantissime partite davvero di grandissimo livello. Si pensava quasi fosse solo una specialista del tiro da 3 punti, nel senso qui ha fatto canestro in ogni modo. Quanto, visto che tu hai detto ci stiamo, è migliorata tecnicamente, questo è uno dei falli assassini di inizio quarto quarto, quanto ci state lavorando da un punto di vista tecnico sui suoi movimenti, o quanto ci avete lavorato? Ma guarda, già l'anno scorso lei spesso si fermava anche a fine allenamento a fare lavoro tecnico individuale, perché è una ragazza che vuole migliorarsi, e quindi, ma questo lo facciamo con tutte, non solo con lei. Poi io dico sempre che non commento le tue pagelle, ma se mi fai parlare di È Martina, impossibile non parlare di Martina no, in lo faccio molto questa. volentieri, veramente, lo faccio molto volentieri, però insomma è giusto parlare di tutte le ragazze, perché tutte hanno dato veramente tanto, non solo ieri, ma anche, ci tengo a dirlo, anche nei momenti un po' più difficili del campionato, quelli in cui io venivo alle trasmissioni dopo le sconfitte. E quindi direi che le ragazze sono sempre le stesse, si impegnano dal primo giorno, come ti dicevo, forse i momenti meno felici, e è giusto che ogni Magari tanto c'è chi ci raccolgano. credeva meno, invece in realtà l'altro aspetto davvero da sottolineare è che se questa squadra non fosse stata bene insieme con questa tegola di Chiara Rossi che non finirà la stagione con noi e sostanzialmente con nessuno per questa stagione, ecco il momento dove poter mollare forse era questo, invece questo è il momento dove il gruppo si è stretto ancora di più, no? Sì, ma guarda, è legittimo che la gente non sia contenta quando vede perdere o non vede giocare bene e che non creda anche alle nostre parole, però io invito chi non crede a venire a vedere i nostri allenamenti, anche dopo le sconfitte, perché no? Perché da lì poi si capiscono tante cose, credo. Ecco, vediamo un po' se capiamo qualcosa invece di questo inizio 2015, poi dando anche i risultati della giornata che si è giocata ieri, il giorno di Befana. Non ci sono grossi squilli di tromba, anzi sostanzialmente hanno vinto quasi tutte, anzi diciamo tutte le squadre favorite sul campo. L'unica partita davvero incerta è stata, sono state due in realtà davvero incerte, una è quella di Battipaglia contro Napoli, si sapeva che ci sarebbe stata una grossa battaglia, punteggio bassissimo, quando è arrivato Cociolichini, la difesa di Napoli è tutta un'altra musica. L'altra partita che si è giocata punto a punto, e questa è la parziale sorpresa di questa giornata, è quella di Orvieto, che ci crediate o no, senza una giocatrice americana, è stata punto a punto contro la capolista e solo nel finale, e lo vedete nel punteggio 70-66, è riuscita a trovare la 14ª vittoria su 14 partite. In precedenza Schio aveva fatto esordire il nuovo acquisto Yakubu contro Vigariano, partita questa giocata domenica, Schio che ha vinto anche piuttosto agilmente. Poi lì potete leggere tranquillamente in grafica, insomma, vittorie tutte rotonde meno 2. Ecco, la parziale sorpresa avrebbe probabilmente questo scarto minimo tra Orvieto e Ragusa. Sì, è abbastanza poco logico come risultato. Tutti pronosticavano una vittoria larga di Ragusa, oltretutto, appunto, come dicevi, Orvieto senza una delle sue straniere.
So che l'ha già rimpiazzata, ma ancora non era probabilmente tesserata. Sì, ma io credo che la prima partita dopo la sosta è sempre una partita di assestamento, non è quasi mai un risultato, diciamo, in linea con quello che è stato l'andamento della prima fase del campionato. E non è detto che poi ci sia un seguito nelle prossime gare. Noi ci auguriamo che la nostra sì, invece, abbia un seguito. Ma infatti ci stiamo andando un po' coi piedi di piombo nell'analisi di Parma, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, perché poi domenica prossima si va a skier, quando si va al Pala Campagnola, insomma le cose non sempre finiscono bene per noi, anzi diciamoci la verità, non finiscono quasi mai bene per noi, non abbiamo mai vinto su questo parquet storico del campione italiano, mai dire mai, insomma ci è andata molto vicino quest'anno San Martino che... secondo me come potenziale simile al nostro, chissà che magari, visto che poi mentre ci state guardando Schio sta giocando anche in Eurolega, che questo doppio impegno settimanale non ci dia qualche chance in più rispetto a quelle degli altri anni. Ma senti, è inutile nasconderselo, per pensare di poter non vincere, ma giocare una partita punto a punto a Schio, bisogna attaccarci anche a queste cose. Bisogna non solo essere convinti di andare a fare una partita di grande attenzione, di grande applicazione, ma una serie di altre circostanze si devono verificare, cioè tirare con buone percentuali, che loro abbiano un approccio non consono a una partita di alto livello, che siano magari stanche sia mentalmente che fisicamente dall'impegno di coppa. Ecco, una serie di eventi devono succedere, ma noi dobbiamo fare in modo che tutte le condizioni si creino per quello che ci compete. Poi dopo vedremo, noi come al solito cercheremo di dare tutto. Da questo punto di vista, senz'altro ci sarà un bel volo aereo perché si gioca in Spagna, a Salamanca se non sbaglio, insomma non ci si va proprio col pullman, ci sarà un volo aereo, ci sarà probabilmente il ritorno domani, quindi non ci sarà senz'altro la migliore preparazione per Schio. Va detto ad onore di cronaca che non siamo particolarmente fortunati con Schio, siamo una delle poche squadre che ha affrontato la migliore straniera vista probabilmente negli ultimi 5 anni in Italia, che non ci sarà ovviamente per infortunio, ma noi ci abbiamo giocato contro l'andata, al ritorno ci troviamo Yakubu. Non è esattamente una spacca canestre, cioè non è una giocatrice di enorme talento, ma insomma è una che è fisicamente esposta. Enorme, come hai detto giustamente, è una giocatrice totalmente diversa Da da Gumiche, sì, però diciamo sicuramente è una giocatrice importante perché insomma, nazionale francese, il suo curriculum parla da solo, è una giocatrice che nella prima partita ha fatto 16 punti con 10 tiri, credo 16 rimbalzi, insomma, Ha fatto appena legna, arrivata. ecco come si dice, 8 su 10 da Sì. 2 punti, 10 rimbalzi, ha giocato il giusto per sganchirsi le gambe, insomma, giocatrice che a noi ci toccherà testare senz'altro domenica. Avremo modo ovviamente nella nostra seconda parte di trasmissione di parlare approfonditamente di Schio perché so che in molti da Lucca proveranno ancora una volta a sostenere la squadra al Pala Campagnola ed è bello questo, è stato bello avere il pubblico a Parma. È stato bello anche per chi non l'ha vista dal palazzetto, dal Palacity, di sentire nel finale di partita i cori lucchesi, insomma, sarebbe bello trovarli anche al Palacampagnolo. Durante tutta la partita, devo dire, anche nelle prepartita, i nostri tifosi in alcuni campi ci fanno quasi sentire in casa nostra e il fatto che pensino già di seguirci a Schio, dove sappiamo, come dicevi, che non abbiamo mai vinto, però è veramente un bel segnale di quanto attaccamento ci sia nella nostra per la nostra squadra. Speriamo prima o poi di riuscire a dargli una gioia anche su uno di questi campi così difficili. E chissà che insomma, questa volontà di andare a Schio non sia ormai legata al fatto che anche una questione di legge dei grandi numeri, prima o poi si vince, esserci in quell'occasione sarebbe qualcosa di davvero speciale. Qualcosa di davvero speciale sarà parlare anche della prossima partita di Schio, oltre ovviamente alle pagelle, oltre ovviamente a tutto quello che possiamo sviscerare su quello che più di tecnico è successo a Parma, ma ovviamente lo faremo nella nostra seconda parte. State con noi.
Ben ritrovati, seconda parte di palla a due, ne parliamo di questa bella prestazione di inizio anno, davvero col botto di Parma, con vice coach, allenatore in seconda, preferite voi la dizione Piazza, quale preferisci Beppe? Indifferente. Indifferente, ecco, giusto per chiudere insomma, sì. Questa... Vabbè. E partiamo con questa nostra seconda parte, a parte queste sciocchezze, con un'altra cosa sciocca che a te so che non piace commentare, ma che forse a qualcuno da casa piacerà vedere, ovvero le pagelle. A te Bertuccelli. Templari, voto 6,5, mette la tripla che probabilmente uccide le poche speranze di Parma di rientrare in gara. Fa buona guardia al rimbalzo difensivo, aiuta a sopperire all'assenza di Chiara Rossi quando Reggiani è seduta a farsi medicare in panchina. Reggiani voto 6,5, non la sua migliore prova dell'anno, ma considerato quanto le veniva chiesto dal coach, attenzione e gestione dei falli personali, si può dire che sia un altro esame superato. Milic, voto 6, innesca da subito una battaglia personale con la ex Sara Giorgi, poca pallacanestro per entrambe, molte botte. Lei esce con 5 falli personali, ma sul piano dell'impatto fisico la sua prova è più che sufficiente. L'1 su 6 dal campo ne penalizza il voto personale. Crippa, voto 9. Rischiamo di diventare ripetitivi nell'analizzare le prestazioni di questa ragazza. Non temiamo smentite di sorta, ma Tina è la giocatrice italiana più determinante del campionato. Contro Parma è semplicemente chirurgica, scherza Clark sui due lati del campo, fora la retrina con una semplicità disarmante, si getta su ogni pallone come se fosse l'ultimo o il più importante, ha classe e determinazione da vendere, fossimo nel presidente Cavallo cominceremmo a parlare del contratto per la prossima stagione. Richter, voto 6, normale amministrazione per Alice. Fare effetto con un canestro facile, poi spaiacchia un po' troppo da 3 punti, ma onestamente non è mai semplice giocare quando la partita ha così poco da dire. Nerini voto 7, di incoraggiamento. Essersi anche solo riscaldata con la prima squadra in campionato, siamo sicuri sia stata una bella emozione. Complet, voto 7. Decisamente in crescita, segna un'altra tripla, mette a referto 9 punti, difende con maggiore naturalezza, ma soprattutto pare più coinvolta in tutte le fasi del gioco. Greta voto 8. Il suo esordio in campionato passerà agli annali solo per i 2 minuti giocati, ma vederla strappare il pallone a 1 minuto dalla sirena sulla palla 2 conquistata in balzo offensivo è la fotografia migliore. E chissà che entrare in campo anche su più 30 non è mai una passerella, ma un regalo da non sprecare. Brava! Perez in voto 7,5. Torna a giocare senza tutore e la cosa si vede come. Maggiore mobilità laterale, più voglia di attaccare il canestro, più reattività al rimbalzo. Lo diciamo da inizio anno, quando va in doppia-doppia Lucca ha perso solo contro Schio. L'augurio è che nel 2015 le sue prestazioni siano costantemente su livelli di Parma. Eccoli voto 6. Si fa notare per un paio di bei rimbalzi difensivi, ma anche per un paio di amnesie difensive. Reggiani la cerca con continuità nel finale per evitarle la virgola referto. Elisa, però, da brava soldatina, non è a caccia di gloria personale. Diamanti voto 9. Se si prende 4 quando si perde di 30, è questo il voto di quando si vince di 30. La realtà è che a dispetto delle critiche è la granitica convinzione nella sua pallacanestro che sta aiutando il giovane gruppo di quest'anno a trovare automatismi e certezze. Guai poi a pensare che non si siano aggiustati gli schemi da inizio anno. A Schio sarà decisamente più dura, ma quello che si chiede a questa squadra è la stessa determinazione vista a Parma. Ecco, Beppe, in assenza di coach Diamanti, il 9 te lo sei preso
te lo sei preso tu, mi sembrava giusto e doveroso. Quando si perde male il voto è basso, quando si vince non si può dare tutto il merito alla squadra e poco alla chi l'ha preparata. Ho letto le dichiarazioni del coach a fine partita, ha dato molti meriti alla squadra, ha detto, ho chiesto alle ragazze di fare quello che avevamo detto di fare e loro l'hanno fatto. In buona sostanza, cosa è cambiato nell'approccio con questo gruppo? Se è cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente. Una differenza rispetto a quello che dice di solito prima di andare in campo, di solito dice dobbiamo vincere. Questa partita si è limitata a dire dobbiamo giocare bene, ma è più o meno la stessa cosa, perché c'era la convinzione che giocando bene questa partita non l'avremmo sicuramente persa. Questo era, voleva trasmettere questo messaggio alla squadra, sapendo che in allenamento veramente abbiamo visto durante tutta la settimana mettere in pratica cosa che facciamo ogni volta, ma non sempre poi il risultato lo vediamo anche in allenamento. Invece questa settimana vedevamo proprio i risultati del nostro lavoro e quindi eravamo molto molto fiduciosi. Ecco, ti ho fatto sbilanciare la nostra prima parte su una prestazione personale davvero eccezionale come quella di Crippa. Mi è piaciuto dare un bel voto non solo per l'esordio, ma davvero sono cose che secondo me fanno bene al gruppo. Vedere una ragazza che si allena tutto l'anno, spesso e volentieri non entra neanche nelle 10, entra nelle 10, ha la possibilità di giocare sui due minuti, insomma, l'imbalzo offensivo che contava il giusto, boom! Si mette lì, si porta via la palla, giocatrice Parma a terra e Letizia in piedi. Va bene, no? Sì, sicuramente ha fatto molto piacere anche a me questo gesto, questa aggressività, e hai detto giustamente, è un premio che bisogna dimostrare anche di meritarsi, e quindi probabilmente se ci sarà un'altra occasione simile non avremo dubbi a rimetterla in campo. Con un atteggiamento magari più morbido non è detto che lo stesso regalo arrivi. Beh, questo è doveroso. Sulla prima convocazione invece di Letta Nerini, ecco, questo va comunque secondo questa linea di principio. Non è che siccome si è avanti di 30 allora si fanno giocare tutte le ragazze. Lei si è allenata poco con la prima squadra, insomma, sì. L'esordio in una massima serie bisogna anche costruirselo, no? Sì, ma guarda, ora onestamente di questo aspetto non ho neanche parlato nel finale di partita con Mirko, ma sì, lei ha fatto giusto un paio di allenamenti prima di quella partita, non conosceva neanche i giochi. A volte può essere anche andare un po' in difficoltà una persona che non è ancora, nonostante lei sia una ragazza che ha sicuramente grande carattere e sicuramente... Tra l'altro la conosce molto bene, perché sì, è allenata a fondo l'anno scorso. Sì, è una ragazza di personalità, non ha problemi, non ha paura sicuramente a entrare in campo, ecco. E chissà che magari, insomma, al suo momento durante la stagione possa anche arrivare. Quello che si chiedono tutti invece da casa è se arriverà qualche rinforzino, perché il nostro amico coach Abbignente di San Martino mi aveva un po' sbertucciato in quella conferenza stampa post vittoria al Palatagliate, dicendo che non sarebbero andati sul mercato. Invece anche San Martino è andato sul mercato con una giocatrice comunitaria, tra l'altro una vecchia conoscenza, Aria Putnina, che ha giocato ad Umberti, se non sbaglio, proprio l'anno scorso, se non l'anno esatto. prima, l'anno sì, scorso. Sì, ma che si fa? Ma guarda, intanto non è per difendere Abbignente, ma può darsi che in quel momento lui pensasse realmente quello che diceva, non credo che volesse giocare a nascondino. Io dico anch'io quello che penso in questo momento. Noi sappiamo che ci serve una giocatrice, perché non possiamo pensare di fare tutto il giro di ritorno con la sola Reggiani come playmaker di ruolo. È vero che sicuramente Templari o anche Crippa si possono adattare al ruolo, ma anche come competitività negli allenamenti e per le partite sicuramente un'altra giocatrice ci serve. Ora, poi da lì a dire che lo faremo con certezza o lo faremo domani o tra 15 giorni, tra un mese, questo non lo so dire, anche perché gli sviluppi del mercato possono cambiare le carte in tavola nel giro anche di poche ore, però sicuramente l'intenzione di fare qualcosa c'è. Non quella di farla alla svelta, questo c'era già stato detto prima di Natale, con l'ipotesi appunto di portare a Parma una ragazza delle Spring, è stata Nerini
Certo, insomma, è difficile pensare di poter finire il campionato. Ecco, quanta paura vi siete presi quando avete visto Reggiani con quel brutto intervento, questa caviglia che si stava girando là sotto, uscire zoppicante? Se no, si è capito subito che non era una cosa seria, però sai, uno ci pensa in quei momenti, perché ci vuole poco anche a prendere una distorsione che magari ti fa saltare anche solo una partita o 10 giorni, insomma, quindi... il rischio c'è, bisogna in qualche modo coprirsi le spalle. Ecco, invece io ho rimarcato che questa è la prima partita dopo l'infortunio in cui Pedersen giocava senza tutore. Io l'ho visto allenarsi prima dell'ultimo dell'anno, che si allenava ancora col tutore. Si allena anche senza, perché è più sicura? Sì, no, quindi è già insomma un po'... diciamo che siamo sulla retta via. Sì, la vedo più decisa, più sicura anche in allenamento, è già un po' che la vediamo in crescita e ci aspettiamo che continui su questo trend. Anche perché insomma dalle sue prestazioni si deve ottenere qualcosa di positivo, non solo a Schio, infatti adesso apriamo anche la pagina di Schio, perché sì, c'è Jakubu, c'è Zizkovic, c'è Macchi, che comunque è una giocatrice molto alta e pericolosa da tutti i punti di vista. Insomma, che Pedersen giochi una partita sopra il livello visto in alcune prestazioni post infortunio è determinante per uscire a testa alta dal pallacampagnola. Sì, sicuramente, ma io devo dire, al di là di quello che poi sono i punti, i rimbalzi, le statistiche, lei anche nei momenti difficili è stata una giocatrice che ci ha sempre dato enorme solidità. Basta pensare alle prestazioni delle sue dirette avversarie contro di noi, perché magari queste cose non è così facile e scontato notarle, però se andiamo a pensare, non lo so, anche nella partita mi viene in mente Napoli, dove lei non ha fatto sicuramente in attacco una grande prestazione, però la miglior giocatrice di Napoli è stata quasi invisibile, l'americana Macaul. Quindi, ma giusto per fare un esempio, Masnichenko ieri non l'abbiamo vista, eppure la migliore realizzatrice di Parma. Quindi insomma, la squadra di pallacanestro è fatta di tante cose. Sta bene è un fattore anche difensivo, è evidente. Lei poi fra l'altro ha secondo me una grandissima intelligenza, è una delle poche giocatrici a non saltare quasi mai sulla prima finta, questo già ti fa una grossa differenza. Sì, no, la definirei solida come giocatrice, perché è molto attenta, molto concentrata in tutto quello che fa. So che questa mattina ti sei messo a analizzare un po', ecco, come si gioca contro Schio. Ora, senza svelare nulla di quello che si vuole fare, perché ci sentono poi da Schio, che magari ci possano anche vedere, ecco, come si batte Schio? Come si prova quantomeno a mettere i bastoni fra le ruote a questa squadra? Ma dicevo prima, bisogna fare una partita con... di grande, grande continuità e solidità in tutte le nostre giocatrici. Ne abbiamo alcune che hanno più facilità a stare sulla partita, sul pezzo per 40 minuti, altre che magari vanno un po' più a intermittenza. Certamente sarà molto importante il fatto che Reggiani stia in partita per tutta la durata dell'incontro, perché certamente loro proveranno a mettergli pressione, immagino. Che è quello che sostanzialmente hanno fatto anche in questa partita della quale stiamo vedendo le immagini. Questa è la partita di andata, misero grandissima pressione su entrambe le playmaker che hanno disputato questa gara. Ne avremo solo una a disposizione, a meno che poi il mercato, si sa, è curioso, potrebbe magari arrivare il regalino all'ultimo tuffo. È pensabile che insomma lo facciano anche a Schio, no? Sì, no, sicuramente ero ripensando la partita di andata, che mi sono rivisto anche quella stamani. Abbiamo avuto grosse difficoltà offensive, perché squadre forti fisicamente come Schio tendono a chiuderti l'area
e noi non siamo stati abbastanza lucidi a trovare soluzioni anche da fuori, e abbiamo mosso un pochino poco la palla, dovremmo cercare di muoverla un pochino di più, di cambiare lato più spesso, ecco, quindi di non farle arroccare dentro l'area, ma cercare di portarle anche un po' fuori. Sì, questa fu anche la partita, come si può vedere, del blackout del Pallatagliate. È stata anche l'unica partita dell'anno dove Martina Crippa non ha fatto canestri da due punti, fece solo un canestro da tre punti, uno 0 su 7 da due punti. Ecco, diciamo che la prestazione mostruosa di Parma non la faciliterà ad avere una difesa morbida su di lei. Insomma, bisognerà metterla anche nella condizione di giocare bene. Sì, ma sai, io penso che in quella partita lì noi abbiamo iniziato mentalmente con poca aggressività tutte quante, quindi Martina non è una giocatrice che prende tiri diciamo in uscita dai blocchi oppure in situazioni dove cioè i canestri che ha fatto l'altro giorno a Parma, che ha fatto ieri a Parma, diciamo, sono difficilmente limitabili se lei è in fiducia e tutta la squadra la mette in condizioni di giocare con questa fiducia. Quindi la differenza potrebbe essere solo da un punto di vista fisico, certo, se su Crippa se andasse a mettere in marcatura Macchi, insomma, dice se alza solo le braccia, chicca Macchi, ti può mettere grossa difficoltà, no? Su quella resta e tiro che tanto abbiamo visto andare a buon fine a Parma. Sì, sì, come sempre, ci sono i pro e i contro, essere marcati da giocatrici più alte, ci sono alcune difficoltà, ci sono altri vantaggi, perché sicuramente Martina è più rapida. Scusa se ti interrompo, però eravamo abbastanza abituati a vedere questa marcatura tra Bagnara e Macchi, no? Sì. Ecco, si può ridefinire il duello tra Crippa e Macchi? Cioè, lo potremmo vedere su due lati del campo? È un'ipotesi anche questa? Guarda, fino a pochi giorni fa avrei detto di sì, avrei detto di no, perché Macchi giocava quasi esclusivamente da 4, ora con l'arrivo di Yakubu probabilmente torni a giocare tra giocherà anche da 3, quindi questo accoppiamento ci può stare, è molto probabile. Insomma, ci saranno davvero tante cose da vedere a Schio. In chiusura ci siamo dimenticati praticamente di far vedere quasi tutte le nostre gradiche, allora le facciamo vedere rapida successione, vediamo subito la classifica, che poi è quella che ci interessa anche vedere e monitorare settimana per settimana. Abbiamo staccato i due punti in buona sostanza a Battipaglia, ma tanto una tra Napoli e Battipaglia l'avremo comunque staccata, caduta libera abbastanza netta per Cagliari. Qui ci sono buone notizie per quanto riguarda il termine del campionato, non è più a rischio la stagione di Cagliari, certo è che ci sono tre giocatori che sono partite da Cagliari, insomma è difficile giocare con tre, di cui due del quintetto. Sì, so che stanno cercando una sostituta straniera, però certamente hanno giocato in 5 la partita di ieri, diciamo in 6, quindi insomma era abbastanza segnata la partita con Venezia. Ma infatti, insomma, Venezia è andata a bersaglio con 97 punti, non è una partita, cioè non è Venezia una squadra che segna tantissimo, come abbiamo visto poi anche problemi a Vigariano, ormai c'è questa bruttissima pratica dei giocatrici americani che vengono in Italia, magari non si ambientano, tornano per le feste in America e in America poi restano. Una di queste è proprio Marshall di Vigariano, sembrava aver trovato una giusta confidenza, non è tornata, insomma anche loro avranno dei problemi. Diamo un'occhiata anche all'ultimo turno, così abbiamo fatto contento anche il nostro Matteo Bertuccelli, che si è dannato l'anima per farcele vedere queste grafiche. Vediamo un po', c'è una bellissima partita secondo me, che è quella di San Martino e Lupari contro Venezia, anche perché San Martino è andata a sbancare Venezia, una delle poche realtà ad aver vinto in Laguna, e poi comunque insomma sono due squadre in ottima salute. Schio, Jesam Gas, chissà che non sia la volta buona. Napoli che prova a dare continuità a Cagliari e parte secondo me da favorita, così come Umberti contro la Spezia. Battipaglia con Vigariano, attenzione, partita curiosa anche questa, perché Vigariano poi le cose migliori le ha fatte in emergenza, quindi chissà. Parma vista contro di noi, contro Ragusa,
difficilmente farà partita, ma insomma anche Ragusa, visto il Vieto, non è che abbia proprio entusiasmato. E poi il Vieto contro Trieste, io direi ultima spiaggia per Trieste, se perde anche il Vieto è quasi spacciato. Sì, il Vieto in questo momento sembra leggermente messa meglio, quantomeno come morale e come prestazioni. Insomma, questa è un po' un'analisi rapida di quello che sarà il prossimo turno. Siamo arrivati anche al termine della nostra puntata felice per questo inizio 2015. Auguriamoci che sia molto felice quella della settimana prossima, vorrebbe dire che siamo riusciti a fare qualcosa di davvero speciale. Ringrazio Coach Piazza. Grazie a te. Sempre molto disponibile, mi ha fatto piacere averlo in un'occasione felice, lui che viene quasi sempre quando le cose si fanno difficili. E allora, siccome so che in molti vogliono rivedere questa bella prestazione, al termine della nostra trasmissione ci sarà la partita tra Lavezzini Parma e Jazan Gas Lemuria. Se qualcuno si lamenta di quanto siamo tifosi come telecronisti a Lucca, ebbene sappiate che succede anche quello che è successo ieri a Parma. Ascoltateli bene, perché insomma non è male. Buon proseguimento di serata a tutti.